Con Francesco Perrone, uno dei curatori della nona edizione di Inbox dal vivo a Siena dal 23 al 25 maggio 2024, ben trovato. Grazie mille dell'invito e buongiorno a tutte e tutti quanti. Spieghiamo cos'è Inbox. Si tratta di un progetto a rete nazionale che riunisce una novantina di soggetti fra teatri, festival, circuiti e compagnie anche, che si occupa di selezionare e promuovere alcune fra le esperienze produttive più interessanti della scena teatrale emergente. Quindi sostanzialmente andiamo a ricercare, selezionare e portare al pubblico del teatro italiano i talenti emergenti, ovvero tutti quegli artisti che fanno un lavoro di grande qualità, ma che per motivi sistemici, direi, del comparto teatrale italiano poi non riescono ad ottenere la visibilità che meriterebbero. Inbox cerca di aiutarli a fare questo e lo fa in una maniera molto peculiare, ovvero andando a sostenere la circuitazione. Quindi diamo alle compagnie selezionate repliche, quindi la possibilità di portare in giro per i teatri che fanno parte della rete i loro spettacoli ed essere pagati per questo, quindi visibilità e riconoscimento della dimensione professionale dei lavoratori dello spettacolo. Ci presenti questa edizione? È un'edizione alla quale teniamo molto per due motivi. Tanto noi da quest'anno abbiamo disteso l'azione del progetto su 24 mesi e quindi i due bandi, che sono gli strumenti principali tramite i quali opera Inbox, ovvero il bando Inbox per l'appunto dedicato alla prosa e alle contaminazioni con gli altri linguaggi della scena, e il bando Inbox verde, che invece è dedicato al teatro per le nuove generazioni, usciranno in maniera alternata. Un anno in box, un anno in box verde. Questo per cercare di concentrare tutte le energie e le risorse a disposizione su un bando alla volta e quindi avere un'azione ancora più efficace di promozione. Quest'anno ci dedichiamo al bando in box, quindi quello per adulti, diciamo così, quello da grandi, e quindi hanno partecipato 400 compagnie al bando che è uscito a ottobre. Tramite un processo di selezione che è durato mesi, siamo arrivati ad avere questi 8 spettacoli finalisti, che verranno ospitati a Siena dal 23 al 25 maggio nei teatri cittadini dei Rozzi e Teatro dei Rinnovati e alla presenza di tutti i partner della rete, e poi anche diventa un momento di vetrina per tutto il comparto teatrale addetti ai lavori, ma anche una festa per tutta la città di Siena e quindi per anche appassionati e semplici curiosi. E al termine di questi 3 giorni, da giovedì a sabato, verranno assegnate le repliche in palio, che quest'anno sono ben 90 per gli 8 spettacoli finalisti, e lo spettacolo che se ne aggiudicherà il maggior numero sarà poi decretato vincitore dell'edizione. Quali sono un po' le caratteristiche di questi lavori? Com'è stata la scelta? La scelta direi che è stata complessa, nel senso che è stata una scelta molto articolata. 400 spettacoli sono tantissimo materiale, c'è cioè una grande vitalità nella scena teatrale contemporanea, benché c'è cioè una precarietà intrecciata, una grande vitalità artistica, e quindi arrivare a scegliere questi 8 comunque ha comportato un lavoro di mesi e mesi, un lavoro collegiale, collettivo di una giuria composta da oltre 50 giurati, che poi sono anche partner del progetto Inbox, sono i direttori e le direttrici dei teatri che poi vanno ad ospitare le repliche. E siamo molto contenti, io te li voglio citare al volo tutti quanti, ma senza scendere nello specifico, però abbiamo Anna Chiara Visby con Sei la fine del mondo, letteralmente, Spezza Barzotti con The Barnard Loop, Enoch Marrella con Tecnicismi e Baldoria, Eat the Catfish con 3 liriche, Come se niente fosse di Davide Grillo, e poi ancora Luisa Borini con Molto dolore per nulla, Contro l'arte cancio con Afanisi e Dino Lopardo con Affogo. Sono spettacoli molto diversi fra loro, Inbox non ha dei paletti tematici, quindi appunto noi andiamo ad agire sul sostegno agli artisti, alle compagnie e lasciamo liberi poi di presentare i progetti che ritengono più opportuni, e quindi abbiamo lavori corali, abbiamo anche dei monologhi, forma stand-up, forma più performativa con anche commistione con altri linguaggi della scena come la musica dal vivo, come le videoproiezioni, si parla di tante cose diverse, si parla di teatro di figura, anche le tematiche affrontate dalle dipendenze emotive all'ecofemminismo, passando anche per il bullismo, cose più ironiche, come anche grandi classici come le questioni sentimentali, tante cose diverse, tante tematiche affrontate, tutto all'insegna comunque di proposte stilisticamente innovative e di impatto e tematicamente, insomma, meritevoli. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? La casa madre è il sito del progetto che è www.inboxproject.it. Noi abbiamo
all'ufficio operatoria ospiti, l'indirizzo è ospiti@inboxproject.it, scrivendo lì si può ricevere tutte le informazioni del caso. Un'ultima cosa che ci tengo a dire, il progetto Inbox Generation che noi facciamo insieme all'Università di Siena, che offre a studentesse e studenti dell'Ateneo di partecipare a una full immersion formativa proprio, quindi formeranno una giuria parallela a quella ufficiale che incontrerà gli artisti, vedrà gli spettacoli e alla fine andrà a scegliere il loro preferito e anche questo riceverà una menzione speciale in Box Generation. È un progetto che poi è curato da me con l'Università di Siena e sarà diretto quest'anno, il tutoraggio al gruppo di lavoro lo farà Altre Velocità, la web in Altre Velocità, in particolare Lorenzo Donati e Damiano Pellegrino. Nona edizione di Inbox dal vivo a Siena dal 23 al 25 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Francesco Perrone. A presto! Grazie, ciao!